Allora, assonometria isometrica, 30-60 gradi. Come tracciamo gli assi? Disegniamo la linea orizzontale, mettiamo la squadretta da 45 gradi in prossimità della linea orizzontale, l'altra come lateralmente per far scorrere la squadretta. Scendiamo verso il basso, spostiamo la squadretta da 30 e 60 gradi e disegniamo una verticale. Per fare i 30 gradi mettiamo la squadretta in questo modo, ok? O anche in quest'altro, che è esattamente la stessa cosa, e facciamo questa linea. Mettiamo la squadretta in quest'altro verso e facciamo l'altra linea. Ok? Allora, questo che cosa vuol dire? Che questo angolo è di 60 gradi, questo angolo è di 30 gradi e questa è l'assonometria cavaliera, non isometrica, cavaliera. Quindi, dopo come lavorerò, avendo queste due linee di base, per qualsiasi figura devo realizzare, farò le parallele all'una oppure all'altra. Quindi lavorerò in questo modo. Questa qui, ripeto, è l'assonometria cavaliera. Prima ho detto isometrica, ma era sbagliato. Va bene?